Oggi, come vi avevo promesso, voglio presentare un video sulla soia. È un video in risposta alla richiesta di Ciao M, che ha chiesto chiarimenti. Ha insistito molto e lo capisco, perché su internet si trova di tutto su questo argomento. Che la soia fa bene, poi si trova che è una bufala che la soia fa bene, poi si trova che la soia fa male e poi che la soia fa male è una bufala. Insomma, è facile andare in confusione, lo capisco. Ma sapete una cosa? Niente di ciò che ho letto in vari articoli pro e contro la soia citava ricerche scientifiche attendibili. Allora sono andata nei siti di ricerche scientifiche stranieri e ho fatto chiarezza in base agli ultimi studi pubblicati, addirittura nei mesi di marzo e giugno 2017, quindi recentissimi. Ecco cosa sostengono le ultime ricerche scientifiche sulla soia. Gli isoflavoni della soia sono utili nella prevenzione del cancro al seno e per diversi altri tipi di cancro. Gli isoflavoni di soia sono un valido aiuto e riducono anche gli effetti collaterali della chemioterapia. Detto questo, comunque non bisogna abusarne. Ci sono degli accorgimenti per consumare la soia nel modo giusto. Ecco quali sono. Consiglio di consumare soia proveniente da coltivazioni biologiche e, come per ogni singolo alimento, non troppo spesso, altrimenti può provocare fenomeni di intolleranza o allergia nei soggetti predisposti. Il buon senso aiuta sempre. E ora mettete il vostro mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete e, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per tanti altri video sulla salute naturale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo presto qui sul canale, naturalmente. Ciao!